ha ragione il presidente Fontana, nel senso che non si deve mai, questo in ogni tornata elettorale, non si deve mai dare per scontato la vittoria, anche perché credo che sia una questione anche di mancanza di rispetto nei confronti dell'elettore, che fino al giorno del voto può decidere che cosa votare e chi votare. Detto questo, dobbiamo lavorare ogni giorno per conquistare il consenso, forti però delle nostre idee, forti della nostra esperienza in questi anni in Regione Lombardia, forti di quello che è il nostro programma e forti di quello che andremo a proporre e che faremo per i cittadini lombardi. Abbiamo dedicato quelle risorse al caro bollette, ma pronti a intervenire nel caso di un aumento dei prezzi del carburante. Il Premier fa i complimenti ai ministri di Forza Italia, vuol dire che non contate niente? No, anzi è il contrario, fa i complimenti ai ministri di Forza Italia, quindi fa i complimenti a Forza Italia. Non vedo di cosa bisogna ancora parlare, direi, mi hanno insegnato che sulla Croce Rossa non si spara. E quindi che cosa posso dire io di più di quello che ho già detto ieri, e quindi catalogando una persona che non ha avuto il coraggio di correre nelle liste forti, si dimostra per quello che è. Spiace, perché da Forza Italia ha ricevuto tanto in questi 5 anni e avremmo voluto vedere anche il risultato di questo lavoro raccolto.